Allora, troviamo Francesco Migliozzi. Francesco Migliozzi, andiamo a dire a Monte Carlo, però Monte Carlo, sai, chi l'ascoltava, sono 150 milioni. Il tempo era il professore 200. Di Monte Carlo. Sì, Alberto Azza. Allora, ascoltavo. Era già lui. Sì, era già. Come l'hai chiamato Alberto? Alberto Azza. Migliozzi. No, Francesco Migliozzi era il direttore di Monte Carlo. Allora parliamo con lui, dice, ah, io mi metterei a Monte Carlo, andiamo a Monte Carlo. Allora, capisci, voglio dire, e disse, volete fare quello, però la radio, Fausto dice, io Monte Carlo. E vabbè, ma che una radio, no, ascolta nessuno, poco, l'ascolta, figure. Arriviamo lì, facciamo il contratto. Era Monte Carlo. Monte Carlo, Radio Monte Carlo. Ah, Monte Carlo. No, sempre via Turata, okay. Sempre via Turata, quindi sestimo piano. Andiamo lì e facevamo tutte le cose. Poi dopo un anno è venuto Paolo Dini, pure insieme, figuriamoci, con Paolo Dini è venuto fuori la trasmissione della Madonna. Abbiamo fatto quasi 10 anni lì, ti puoi immaginare, ma la gente che è impazziva fra me, Fausto Renzi e Paolo Dini, ti dico, facevamo di tutto proprio. Ma come si fa a raccontare? Le scenette che, diciamo, tutto è dal vivo, non è che tu capisci, attaccava al computer, no, ma va. Tutto... Poi li tagliavo e quando dovevi fare la replica li mandavi in onda. E c'è qualche puntata in particolare, qualche avvenimento che ti ricordi che dici, quella volta lì? Sì. Poi ce n'era un casino, ogni volta che noi facevamo la puntata, no? Arrivava Fausto Renzi, un po' così addormentato. E allora diceva, stamattina mi sento stanco, non so come devo fare. E allora io a Paolo Dini, vabbè, noi andiamo in onda, dico, sai, mentre andavamo in onda, lui magari si addormentava sul divano. Io che facevo? Mi abbassavo i pantaloni e mettevo il culo in faccia. Oh, che cosa l'hai messo? Figlio di chiave! Tanti di quegli episodi che non te lo posso dire, c'era da piangere. Scherzo tantissimo. E siccome forse non volevo tanto ascoltare l'ordine che c'era da Migliozzi, insomma, era sempre un rivoluzionario, come era, perché a parte che noi andavamo forte, volevamo comandare noi la cosa, e c'erano tante di quelle discussioni che ogni giorno con Alberto Arce c'era una riunione e io mettevo a posto tutto, sai, calmavo tutto, e lui voleva sempre, sai, e però vabbè, poi un Mazzoli primo stato. Sì, il Mazzola primo stampo. No, il Mazzola dopo 5 anni, perché il Mazzola primo stampo, il Mazzola all'inizio era bravissimo. No, dico, il Mazzola primo stampo anche Fausto Renzi era un po'... Sì. Perché Mazzoli dopo 5 anni, vedendo la cosa brutta, è diventato... E poi arriviamo vabbè. E allora, voglio dire, facciamo questa cosa qua, siccome non è che ci potevano comandare, se non riuscivano a comandarci, perché a lui piaceva il blues, e il blues, come fatto, aveva ragione Fausto Renzi. Quando mettevamo il blues, noi improvvisavamo, facevamo delle cose bellissime, io cantavo delle cose fenomenali, e la gente impazziva, e lui era intelligentissimo di queste cose qua, lui è stato un fenomeno di queste cose qua, e come lui fa, dopo Arbor è stato lui a fare, capisci? Ha avuto pure me, capisci, che io sapevo tutti i trucchi, ormai sapevo tutte le manovre, non avevo la cultura, non avevo, diciamo, la laurea, non avevo la scuola, io parlavo e dicevo andato, siccome che è più meglio, non dicevo, capisci, se farei, non se facevo, e quella era la cosa forte, capito? Paolo Dini era fortissimo, Paolo Dini era intelligentissimo, pieno di battute da non finire. E da questo programma si sono attaccate tutte le radio d'Italia, tutti i personaggi a imitarci, a tutti noi, come facevamo. Però noi eravamo i fenomeni proprio della vita, proprio ragazzi, io diventavo pazzo la gente. E siccome il modo di fare che volevo comandare, poi è venuta una lotta fra Alberto Azza e Fausto Terese, perché avevano anche... c'è stato un complotto, credo. E allora... basta, da allora Fausto Terenzi disse, Leone, io fece una causa, io mi misi in mezzo ad Alberto Azza di Alberto, per piacere,
prendiamo ancora Pasterenza, ormai l'ha detto, diciamo, avete litigato. Per quale motivo, diciamo, si è creata questa cosa? Perché lui voleva fare le cose di testa sua, era una testa malata. No, lui era una testa così, poi l'hanno fatto per un bidone, perché lui parlava, capisci? E così, e poi qualcuno poteva sentire cosa diceva lui e poi si andava a riferire. E comunque di qua è venuto fuori un casino, molti casini si sono denunciati, comunque vabbè, poi è andato di nuovo tutto a posto perché ci siamo chiariti, lui si è chiarito con la radio, però lui è venuto di nuovo, abbiamo fatto un anno Radio Trash, però lui gli interessava andare di nuovo a 101, però 101 ormai non c'era più, perché 101 andava bene prima, quando sapevamo io, Fosterese e Palodino. Poi in quella radio incominciarono ad andare altre persone che, capisci, che ti criticavano. Io dice, Leone, io vado, voglio andare di nuovo a 101, io qua dico, va bene, se tu vuoi andare a 101, mi dice, allora è vero, no, un'offerta come forte, è un'offerta così, perché a loro interessava 101, non più Radio Monte Carlo, compagnia. E io dicevo, ma Fausto, ma se noi ci stacchiamo, fra me e te, Palodine, è un casino, non si può fare più. E lui dice, è come tutte le persone, sai, presentuose, dice, no, io lo faccio con il diavolo, lo faccio con Maria. Vabbè, fai come cazzo vuoi, io però, sai, io ti consiglio, se ci stacchiamo, vieni fuori un casino, vabbè, come al solito. È andato e ha fatto questa cosa qua un anno e mezzo, e l'hanno sbattuto fuori, perché lui dice, ma io sono cefa. E così io e Palodini ci siamo messi a fare la trasmissione da solo, io e lui, qualcosa così, che non era più come era con Fosse. E allora, dico... Vabbè, ormai. Quindi rimani tu e Paolo. Rimani Paolo. Paolo. Allora, lì là noi siamo fermi, e Paolo Dino 9 mesi, perché sai ci dovevamo ancora. Anni che avevo, anno. Porca miseria. Anni. No. 97, 98, mi ricordo. 97, 98, tu avevi più o meno quanti anni? Circa. Quasi. 56.